Entrano nel vivo i festeggiamenti a San Gregorio di Catania per il santo patrono San Gregorio Magno, accanto ai momenti religiosi anche l'inaugurazione della Sagra Delizie di Sicilia, una mostra a mercato tutta dedicata alle degustazioni dei prodotti locali. È giunta già alla 10ª edizione la sagra tradizionale del periodo dei festeggiamenti in occasione del santo patrono. Quest'anno abbiamo voluto particolarmente selezionare gli stendisti e quindi con loro anche i prodotti dell'artigianato, i prodotti alimentari, perché venisse fatta una scelta in termini di qualità, in termini di offerta particolarmente elevata nei confronti non solo dei tantissimi sangregoresi, ma anche dei moltissimi visitatori che puntualmente ogni anno condividono con noi i tanti momenti di festa e religiosa e come quella della sagra di carattere ludico-culturale. Anche quest'anno gli appuntamenti sono vari e il tutto sarà culminato dal lunedì di Pasqua, il giorno principe dei festeggiamenti in onore di San Gregorio Magno, che fin dall'alba con l'insediamento della Fiera d'Oluni, quindi con esposizione di bestiame, vendita di prodotti artigianali della terra, sarà un appuntamento che ormai si rinnova da tantissimi anni, anzi da qualche secolo, e oggi vuole essere anche un appuntamento ricorrente per ricordare i momenti di tantissimi anni dove la Fiera del Lunedì di Pasqua a San Gregorio costituiva la prima fiera importante della primavera, dove tantissimi allevatori convergevano qui nel nostro territorio e facevano scambi di animali, di prodotti. Era un momento di grande festa, ma anche un momento di socializzazione, un momento anche di occasione di lavoro e quindi anche per poter vendere i loro prodotti. Lunedì poi continuerà con altri appuntamenti tradizionali che si svolgeranno nel pomeriggio con gli sbandieratori e le danzerici dell'antica compagnia dell'Etna. Seguirà la processione e quindi poi alla fine il tutto si chiuderà con la messa solenne davanti alle autorità religiose, civili e militari. E nel corso della manifestazione, un momento dedicato all'ecologia, il sindaco Remo Palermo ha infatti consegnato una bicicletta elettrica al comando dei vigili urbani. Abbiamo voluto dare un segno tangibile attraverso una società locale che rappresenta un punto Enel nel nostro territorio per voler non solo simbolicamente, questa è una prima iniziativa che se dovesse ovviamente, come sono certo, ben radicarsi, dare un segnale in termini ambientali e dare la possibilità in un territorio pianeggiante qual è quello del comune di San Gregorio di poterlo attraversare comodamente in maniera sana, in maniera certamente ambientalista e allo stesso tempo lanciare un segnale soprattutto alle giovani generazioni.